Bonsoir, madame et messieurs, vous êtes ici à Panorama Basket? No, scherzo, scherzo. È che questo baffo mi rende un po' francese dentro, nell'anima. Ma questo baffo ce l'ha anche Francesca. E direi che mi stanno anche benissimo, Ah, no? sicuramente, certo, tantissimo. Complimenti all'estetista. Complimenti all'estetista, ma anche voi siete tutti baffati. Oh, il boh, ostia, come siete grandi, adulti, avete un aplomb, io francese, voi inglese. Allora, perché siamo così? Perché Oh mio facciamo il Dio. patacca? Ecco, perché li Oh facciamo? mio Perché Dio. quando c'è Girardi lo faccio volentieri il patacca, no? Scherzo, Credo scherzo, che sia scherzo. doveroso. Siamo qui a parlarvi di una cosa importante. Questi baffi ci portano a parlare di un'iniziativa a cui noi teniamo molto come Panorama Basket, un'iniziativa benefica, un'iniziativa di sostegno a Parla chi si occupa seriamente. di ricerca contro le malattie, quelle più gravi, quelle più dolorose, appunto, le malattie come il cancro. L'iniziativa è il Movember Romagnolo, che vede protagonista lo IOR, l'Istituto Oncologico Romagnolo, che per tutto il mese di novembre coinvolge il mondo dello sport su tutto il territorio per rendersi protagonista di una sensibilizzazione importante, quella appunto sulla ricerca contro il tumore alla prostata. Di questo ci parlerà il nostro Fabrizio Miserocchi, di questo ci parleranno Miserocchi assieme a Francesca Picari. E io Esattamente. vado per la prima volta in una postazione che non è mia, però ti lascio tutta la scena ed è vostra. Cos'è il Movember Romagnolo? Ce lo direte voi. Esattamente, infatti il Movember Romagnolo non è altro che una campagna di sensibilizzazione volta ad informare l'opinione pubblica, in particolar modo il pubblico maschile, riguardo l'importanza della prevenzione di una diagnosi precoce e di uno stile di vita salutare nella lotta contro il cancro, specie quello appunto alla prostata. Allora, a proposito di questo, parliamo con il nostro ospite Fabrizio Miserocchi e cominciamo a parlare di questo. Da ottobre 2014 lei è direttore dell'Istituto Oncologico Romagnolo, una ONLUS, questa operante in Romagna, che dal 1979 ha generato quella che oggi è la rete oncologica romagnola, che ha la sua punta nell'IRST di Meldola, dove ricordiamo che il professor Dino Amadori è direttore scientifico, nonché appunto presidente anche dello IOR. E ovviamente tutto ciò non sarebbe stato mai possibile, ecco, se non fosse stato, ecco, per l'impegno di tutto il territorio, dalle istituzioni ovviamente ai singoli cittadini. Allora noi le chiediamo, a distanza di ormai 2 anni, che realtà ha trovato all'inizio del suo percorso e che realtà sta vivendo in questo momento? Grazie, avete già detto molto, hai già detto tanto, ma l'Istituto Oncologico Romagnolo è un unicum. Credo che sia una realtà che non ha un paragone territoriale simile in Italia, perché dal 79 è riuscito a rendere capillare una sensibilizzazione e quindi una partecipazione di tutte le persone di questo territorio che ha generato cose grandiose. Lo sintetizzo in tre importanti settori in cui lo IOR davvero si è sempre dimostrato all'avanguardia: la prevenzione, la ricerca e l'assistenza ai pazienti, alle persone e alle loro famiglie. Questi sono i tre grandi temi su cui si sono incontrate le persone, si sono incontrati i cittadini, si sono incontrati i medici che hanno dato il loro tempo e la loro disponibilità per rendere davvero un servizio in questo tema, che ovviamente è un tema importante, grave e che il nostro territorio soffriva tantissimo negli anni 70. Quindi un'attività davvero bella, un modo di affrontare la cosa in maniera gratuita, e questo è un grande altro dono che noi abbiamo dai nostri volontari, e quindi ha portato risorse per questo territorio ingenti, generando qualità. 70 E milioni di euro infatti, circa investiti in 37 anni non sono una cosa da poco. a proposito di questo, noi abbiamo dei dati da darvi, dei dati che parlano ovviamente da sé. 12.878 sostenitori dello IOR, 40.000 pazienti aiutati e assistiti gratuitamente dal 1979 ad oggi, 18 strutture sanitarie, 7 reparti oncologici, 3 day hospital e 8 hospice sostenuti tutti economicamente. E come diceva anche lei, 64.771.579 euro totali investiti appunto dal 1979 al 2015. Quindi i dati, come dicevo, parlano assolutamente chiaro, però ovviamente noi sappiamo che bisogna fare ancora di più, perché questa è una cosa che non finisce così purtroppo, c'è ancora tanto da fare. E allora io le chiedo, com'è che si può fare di più e in particolar modo voi in che direttrici state sviluppando questa azione dello IOR nei confronti di questa ricerca?
Di sicuro sostenendo i progetti che l'IRST, oggi una punta di diamante di questo territorio, ma non solo, perché a livello nazionale sta diventando uno degli istituti di cura e ricovero a carattere scientifico più importanti del nostro Paese, quindi dicevo sostenendo fortemente gruppi e progetti di ricerca. Ogni anno noi ci adoperiamo per sostenere progetti mirati che portano a risultati in campi sensibili. Quest'anno lavoreremo molto su un progetto che riguarda il tumore al seno, quindi una patologia molto importante molto del nostro territorio, anche numericamente importante, perché è uno dei tumori per eccellenza, no, delle donne. E qui mi voglio riallacciare anche a questi baffi che portiamo al Movember Romagnolo, perché mentre le donne sono abituate da anni a vivere con una certa apertura e una certa autocoscienza il problema e quindi alle indagini preventive che hanno portato risultati enormi nella guarigione, oggi la senologia ha fatto passi da gigante, è un tumore che ha una mortalità molto bassa perché è presa in tempo grazie appunto agli screening e alla prevenzione. Esattamente. Ecco, i maschietti fanno un pochino più fatica a parlare diverso, di queste certo. cose, i tumori maschili che allargherei anche tumori testicoli, che tra l'altro è un tumore che a differenza della prostata prende in età piuttosto precoce e quindi difficilmente indagabile perché gli uomini non si controllano. Questa campagna invece vuole sensibilizzare al controllo, la prevenzione, quindi invitare tutti gli uomini a fare delle cure preventive, perché con la prevenzione esatto. si risolve tantissimo. E quindi... infatti a proposito di questo, anche qui ho delle cifre che purtroppo non sono molto incoraggianti, che parlano a livello della nostra realtà romagnola, il carcinoma alla prostata rimane appunto la neoplasia più frequente negli uomini in Romagna, con un 21% su tutti i casi totali, e pensate, questo 21% sale al 25% in età compresa fra i 50 e i 69 anni. E come diceva lei, poi purtroppo l'uomo in sé per sé, magari per motivi di imbarazzo o altro, si fa controllare meno. Allora noi magari chiediamo a lei che cos'è molto velocemente questo tumore alla prostata e come si può fare diagnosi precoce. È sicuramente un tumore della vecchiaia, perché effettivamente colpisce in età avanzate e si può, attraverso una serie di controlli ormai abbastanza disponibili nelle nostre strutture sanitarie, che ricordiamolo in Romagna sono all'avanguardia su questo, si possono fare, dicevo, degli esami e degli screening specialistici, si può intervenire chirurgicamente, si possono fare delle terapie efficaci ed è un tumore guaribile. Questo vogliamo dare infatti, un messaggio di speranza importante. Infatti, perché... volevo anche chiedere questo, quali sono le aspettative di guarigione di vita per chi ne buone. È affetto? Le aspettative sono molto buone. È chiaro che il tema di quando lo incrocio è molto importante, per certo. questo non trascurarsi in questo è decisivo ed è fondamentale nell'approccio. Questa campagna che nasce dai rugbisti, che sono forse i più goliardi ma anche i più attenti come sport a certe situazioni, a certe tematiche, si è propagata via via in tutto il mondo. L'anno scorso ha avuto un po' il suo boom mediatico perché la cassa di risonanza è stata l'NBA con LeBron James come testimonial e i Cavs come squadra ha partecipato a questa iniziativa. E ovviamente la cassa mediatica dell'NBA e del basket americano è per eccellenza il traino comunicativo di tutto il mondo. Noi l'abbiamo sposato perché ci sembrava che anche in questo territorio fosse una cosa importante anche per l'Italia. Esatto. E siamo partiti bene perché abbiamo coinvolto la nazionale di nuoto. Esattamente, infatti abbiamo visto anche tutte le foto che sono delle foto meravigliose. Sì, sono stati molto carini. Ci rendono bene l'idea di quanto questa iniziativa sia stata sposata molto volentieri da tutti gli sportivi, perché appunto ricordiamo che per la prevenzione gli stili di vita, ma soprattutto lo sport, sono molto importanti. Allora io magari le faccio un'ultima domanda: come si può aderire e sostenere anche magari con delle libere donazioni questa iniziativa e cosa secondo lei lo sport può fare in più per sostenere questo tema importante? L'iniziativa si aderisce molto semplicemente, si fa delle foto con dei baffi veri o finti, si mandano al nostro sito, alla nostra pagina Facebook dello IOR, la trovate facilmente, e quindi si aderisce così, con molta semplicità e molta Perfetto. Spontaneità. Perfetto. Sui nostri media ovviamente c'è anche la possibilità di fare delle donazioni, perché ovviamente sosteniamo progetti, soprattutto in IRST dell'equipe del dottor De Giorgi, che è un importante medico che lavora su questi temi, e quindi ogni aiuto è ben visto. Il territorio forlivese sta rispondendo, i ragazzi del basket, c'è il rugby, insomma ci sono tantissime iniziative belle e con semplicità e allegria cerchiamo di affrontare un tema che invece potrebbe diventare un po' più serio e un po' più doloroso per molte persone. Benissimo, perfetto, io la ringrazio tantissimo, mi dispiace che il tempo è poco per parlarne perché è un argomento veramente molto interessante
E niente, noi ci fa piacere comunque aver proposto questa iniziativa, soprattutto perché noi parliamo tanto di sport e abbiamo visto che lo sport di cui parliamo fa anche bene alla salute. Quindi mi raccomando, partecipate a questa iniziativa. Grazie, grazie, grazie Francesca, grazie, grazie a Fabrizio Misarocchi. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. Dico io che come Panorama Basket continueremo a sposare cause importanti come quella dello IOR, lo faremo mano a mano durante il proseguo della nostra programmazione di questa nona stagione.